Allora, io sono Cristiano Sandels Navarro, faccio parte del comitato Scuola e Cibo, il comitato che all'interno del MIUR ha realizzato l'omonimo programma Scuola e Cibo per l'introduzione dell'educazione alimentare nelle scuole italiane, che recentemente ha anche visto pubblicate le linee guida per l'educazione alimentare, appunto a cura di questo comitato e del MIUR. Oggi l'intervento è stato incentrato su un tema fondamentale rispetto all'alimentazione, ma anche rispetto ai giovani, che è l'Expo, e l'abbiamo guardato attraverso una lente importante che è quella della lingua. Personalmente sono convinto che usiamo la nostra lingua tutti i giorni, ma a volte non prestiamo abbastanza attenzione anche a quella italiana, figuriamoci a quelle straniere. Credo che l'Expo sia un momento di riflessione, quindi non solo sul tema, che è quello di nutrire il pianeta e quindi sulla sostenibilità agroalimentare, quindi del pianeta, ma anche delle singole persone, di tutti, di chi mangia bene, di chi mangia troppo e di chi non ha da mangiare. E credo che le lingue siano uno strumento fondamentale per capire di cosa parliamo, per capire come gli altri ne parlano e poi in occasione di Expo, ma anche prima e forse soprattutto anche dopo, confrontarsi con tutte queste persone in giro per il mondo. Expo ospiterà padiglioni di oltre 100 paesi e saranno visitatori da tutto il mondo che verranno qui nel 2015 per 6 mesi, quindi un'occasione imperdibile per confrontarsi su questo grande tema e confrontarsi ancora prima che con le persone, con le lingue che ci metteranno nella condizione di parlare con le persone che verranno qui e di affrontare questo argomento che anche altri evidentemente hanno approfondito nella loro lingua, che noi dovremmo conoscere, se non come madrelingua, almeno come seconda e forse anche terza lingua. Allora, diciamo così, Expo all'Italia ha dato già una cosa fondamentale, cioè il riconoscimento da parte del BIE, composto da 157 paesi, che l'Italia nel mondo è il paese che ha la più solida cultura agroalimentare rispetto proprio al cibo e all'alimentazione. Questo riconoscimento ci viene in qualche modo dato con l'assegnazione, con l'affidamento dell'Expo in Italia, Expo in Italia che vede una città, Milano, ospitarla fisicamente, ma che vede tutto il sistema Italia, compreso quindi il territorio, le infrastrutture di produzione, la cultura, i giovani, l'economia, i ragazzi, tutti coinvolti, necessariamente perché l'Expo poi sia effettivamente all'altezza di questo compito, grande compito di rappresentare questo tema che il mondo ci ha affidato. Quindi, Milano è assolutamente dietro l'angolo, la sede espositiva si trova anche con i mezzi pubblici, con il treno a meno di mezz'ora da Novara e quindi Novara è Expo, nel senso che non lo è fisicamente, nel senso che non è all'interno del perimetro dove saranno i vari stand, ma Novara fa parte inscindibile, senza soluzione di continuità, di quel territorio che ospita l'Expo e che è il territorio milanese, appunto del nord milanese, Rofiera, e che quindi dove Expo sostanzialmente per Novara è un momento fondamentale di ripensamento del proprio ruolo rispetto al grande tema che è quindi appunto agroalimentare.